disposizione dell'essere umano, no? Non ci può non esistere questa possibilità, sempre in base alla coscienza personale, l'avete già sentito. Purtroppo io ho dovuto anche introdurmi, anche da cittadino qualunque, in tutti questi meccanismi, ma sono soprattutto clinici, giuridici, ma sono filosofici, perché riguardano la vita, questo non si può escludere. La bioetica è già di per sé stessa una disciplina pluridisciplinare, si può dire, sì. E questo vuol dire. Quindi questo cambiamento lo dobbiamo a questa ragazza, perché io gli ho dato semplicemente voce. Noi dobbiamo essere grati solo a Leluana, che aveva questa determinazione, e ai genitori non restava che farla rispettare, perché l'unica forma d'amore che noi conoscevamo, e lo abbiamo sempre detto, è il rispetto. Concepire che le persone non vengono rispettate in base ai loro convincimenti personali e al primato della loro coscienza, veramente, per noi è un crimine, veramente, e l'abbiamo detto da subito questo medico, voi siete dei criminali legali a non rispettare queste indicazioni e a creare condizioni di vita estranee, è una barbarie nella parola stessa, creare condizioni di vita estranee al suo modo di concepire l'esistenza e non sapere dare delle risposte concrete, perché tutto il resto lo conoscete. Queste sono le premesse chiave del cambiamento culturale, che la domanda era questa. Quindi il cambiamento culturale, per chi lo vuole, c'è, perché c'è una sentenza molto chiara della Corte Suprema di Cassazione del 16 ottobre del 2007, che parla dei principi di diritto in uno Stato di diritto perfettamente allineati alla nostra legge principale, che è la Costituzione. Nel frattempo l'Europa anche ha le sue direttive, che è la Convenzione di Oviedo, che l'Italia ha già fatto proprio con una legge già nel lontano 2001, pensate voi, questo è da dire. Quindi volendo c'è già. Ci sono già gli strumenti, perché questa sentenza parla sempre di questo, che la nostra autodeterminazione, che l'abbiamo quando siamo capaci di intendere e di volere, che lo possiamo avere attraverso queste disposizioni semplici e chiare, per quando non siamo più capaci di intendere e di volere, non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, parole della sentenza, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Poi è chiaro quello che io dicevo al medico. Il medico, cioè nessuno può decidere né al posto né per un'altra persona, sia chiaro, bisogna decidere con, attraverso queste disposizioni. Nel caso di Leluana noi davamo voce, decidevamo con Leluana. E poi soprattutto il medico, deve essere chiaro per qualsiasi medico, qualsiasi intervento di una persona maggiorenne, una volta dopo questa sentenza, che non ci deve essere veramente il consenso, nessuno può intervenire. C'è già nella Convenzione di Oviedo, che noi abbiamo fatto nostra con una legge nel 2001, c'è bisogno di un consenso. Quindi il medico non ha questo potere che ha avuto allora di dire io non posso non curare, te lo dico io, attraverso queste disposizioni anticipate di trattamento. Poi lasciamo stare nello specifico di Leluana, sono state fatte altre cose, ma questi principi sono per tutti, sempre grazie a Leluana, che aveva queste idee molto chiare alle quali non sarebbe mai venuta meno, e noi, per quella forma di rispetto, che noi, questo è amore, avere rispetto delle persone, l'abbiamo fatto fino in fondo e non potevamo non farlo, perché è banale doverlo dire, aver contro, come l'ho avuto io, tutti, non è niente che aver contro se stesso. Io non potevo aver contro Beppino Englaro, aver contro tutti gli altri l'ho potuto reggere, ma quello che non avrei retto, aver contro me stesso, quindi non potevo non fare quello che ho fatto. E io personalmente credo molto di noi te ne siamo grati, perché hai Leluana soprattutto, certo, soprattutto. Certo. Chiariamo questo fatto. Alla luce di quello che ha detto Peppino Englaro, mi vorrei legare a una espressione molto felice che ha usato, e cioè lasciare che la morte accada. Vorrei magari per un attimo entrare un attimo dentro questo discorso, e chiederò un aiuto alla mia amica Francesca su questa riflessione. Perché, come vi accennavo poc'anzi, la morte è diventato uno dei tabù della cultura occidentale. E
E la, l'azione che questa inibizione, diciamo così, del, della nostra consapevolezza di morire, l'azione che essa fa sulla nostra vita è molto più drammatica di quello che si può pensare, perché non è soltanto il fatto che eliminando dal nostro orizzonte delle scelte possibili, eliminando sempre la possibilità della morte, ogni scelta e ogni vissuto perde sostanzialmente del suo fulgore vitale, della sua sostanza vitale. E questo credo che sia un qualcosa che noi possiamo vedere abbastanza chiaramente nella, nella nostra società, una società dove ci presenta una indifferenza nelle opzioni sostanzialmente. Questa indifferenza o questa identico valore, appiattimento dei valori, a mio avviso va visto in relazione a questa mancanza, a questa non presenza di un elemento centrale, la morte di ogni individuo. Qui chiederò a Francesca magari di illustrarci un pochino il pensiero di un grande filosofo che ha pensato a questo tema, cioè Martin Heidegger. Martin Heidegger diceva che innanzitutto l'essere umano, non diceva esattamente l'essere umano, ma per essere più chiaro, è immortale, ma soprattutto deve essere capace della morte. Che cosa intendeva dire quando diceva essere capaci della morte, Francesca? Dunque, tu hai detto una cosa molto giusta. La nostra società contemporanea è anestetizzata nell'affrontare il problema della morte, che in realtà è la cosa più naturale che ci sia, perché la vita ha un inizio, uno svolgimento e una fine. La vita di tutti i viventi, espressione questa di viventi in cui io non mi riferisco solo all'uomo, mi riferisco alle piante, mi riferisco agli animali. Ogni vivente ha una nascita, uno svolgimento e una morte. Scusa, però quando dobbiamo parlare della morte ci sono i problemi. Ci sono i problemi perché a volte il nostro stesso linguaggio fatica a parlare della morte. E porto un esempio, forse sciocco, però per me è abbastanza lampante. Nelle epigrafi funerarie è difficile leggere la frase "Tizio è morto". Si legge "Tizio è trapassato". Tizio ha lasciato la vita, ma non si scrive, non si legge, è morto. Perché tutta questa paura della morte? Perché? Noi nasciamo, veniamo al mondo assumendoci quella meraviglia che è il vivere. Perché dovremmo aver paura della morte? Per ciò che lasciamo? Epicuro, filosofo greco vissuto nel secondo tra il primo e il secondo secolo d.C., in una lettera a un suo amico, a Meneceo, lettera conosciuta come la lettera sulla felicità, gli dice a Meneceo: ma no, tu non devi aver paura della morte, perché quando tu morirai, quando la morte ti verrà a pigliare, tu non ci sarai più. E di che paura parliamo? Se sei tu qui, non c'è la morte. Se c'è la morte, non ci sei tu. Perché devi temere la morte? Questo lo scrive nella lettera sulla felicità, in cui dà al suo amico Meneceo dei consigli su come essere felici, come ha fatto Aristotele con il figlio Nicomaco, scrivendo la famosa Etica Nicomachea. Aristotele scrive un trattato da consegnare al figlio Nicomaco in cui gli dice come essere felice. Eppure la nostra cultura, così emancipata, così evoluta, teme la morte. E la filosofia, paradossalmente, si è un po' arrogata il diritto di fare delle consolaciones verso la morte. C'è un filosofo tedesco che a me è molto caro, si chiama Franz Rosenzweig, che in uno dei suoi libri, intitolato La stella della redenzione, un testo di filosofia e teologia ebraica,
inizia con un incipit che nella mia mente si è impresso a fuoco. E Rosenzweig inizia con queste parole: dalla morte, dalla paura circa la morte, prende e si eleva ogni conoscenza circa il tutto. Strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all'A del suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. E è vero, la filosofia in fin dei conti ha tentato anche questo. C'era chi diceva: vabbè, il corpo è la tomba dell'anima, quando morirai la tua anima si libererà, libera nel regno dell'iperuranio. Il corpo è tomba. C'è stato chi diceva: abbi cura del tuo corpo, ma non te ne curar più di tanto, perché noi siamo esseri destinati a tornare al Padre. Sto riducendo in maniera anche troppo esemplificativa alcuni autori del pensiero filosofico. Eppure c'è stato anche chi in filosofia è andato nella direzione opposta, non ha più voluto togliere lo sguardo sulla morte, per usare un'espressione di Hegel, non ha distolto lo sguardo dalla morte, ma sulla morte ci si è fermato e ha detto una cosa estremamente vera: noi siamo consegnati alla morte, e a partire dalla capacità, l'essere capaci di accettare che siamo esseri destinati alla morte, che siamo liberi. La libertà si fonda sul poter essere capace della morte. In un linguaggio tecnico questo lo chiama Heidegger l'essere per la morte, come fondativo della libertà dell'uomo per la morte, per la vita e dalla vita. Che vuol dire questo discorso nella nostra vita di tutti i giorni? Che dobbiamo pensare costantemente alla morte? Che dobbiamo avvicinarci alla morte con una profonda angoscia? Beh, l'angoscia è il sentimento principale con cui la morte ci viene incontro. L'angoscia è un sentimento estatico, dall'etimologia greca di ecstasis, apertura, rivelazione. L'angoscia ci rivela che siamo fragili, vulnerabili, fallibili, caduchi. E cosa si fa davanti? Lacan diceva che l'angoscia è l'unico affetto che non tradisce, a differenza degli altri affetti. Una volta che noi riusciamo a entrare in una visione della vita diversa, riusciamo a capire che la morte è l'unica possibilità da cui non scappiamo. Ci inchioda al muro. È l'unica cosa che nemmeno possiamo alienare. Io non posso alienare la mia morte, non posso fare in modo che ci sia qualcun altro che muoia per me. L'unica cosa che posso fare è abitare la mia finitezza, cioè la mia mortalità, in una dimensione autentica. Perché noi, Rilke diceva, siamo immortali, gli arrischiati, coloro che rischiano la propria libertà, la bellezza della propria libertà, attraverso la propria finitezza. E appunto partendo da questa, da questo capovolgimento della prospettiva sulla morte, per tornare ad Heidegger, che lui dice: tutta la nostra vita possiamo scegliere di giocarla in due dimensioni. Una dimensione è la vita inautentica, la vita del si deve, si dice, si fa, si pensa. E una è la dimensione autentica, dove il si dice, si fa, si pensa non esiste. Esiste una penetrazione profonda attraverso il pensiero, attraverso la riflessione degli oggetti, delle relazioni, degli stati d'animo, delle persone. Perché poi, se la filosofia ha un valore, noi dobbiamo toglierla dai manuali e la dobbiamo portare nella vita di tutti i giorni. La dobbiamo portare nella vita di tutti i giorni, quando facciamo la spesa, quando accompagniamo i figli a scuola, quando stendiamo il bucato, altrimenti la filosofia rimane nei libri. E a quel punto la filosofia non ha più nulla da dirci. Si parla tanto della morte della filosofia. No, la filosofia non è morta. La filosofia è viva, gode di ottima salute, ma dobbiamo imparare noi a confrontarci con lei.
perché è l'unica scienza in grado di poterci aiutare a vivere in maniera autentica, senza disperderci, senza fare in modo che evaporiamo come una spruzzata di profumo. Capovolgere la prospettiva sulla morte quindi significa rendersi emancipati dal timore. Non è più lecito temere la morte, non è più lecito non parlare della morte, non è più lecito vivere la morte dell'altro e il pensiero della mia morte come un qualcosa da cui io debba fuggire. Perché se si facesse ciò, si rischierebbe di fuggire da se stessi e si riandrebbe nel grande cerchio della inautenticità. Motivo per cui, e qui concludo, concludo aiutandomi con le parole di un altro filosofo, ma per ritornare ad Heidegger. Hegel, filosofo tedesco vissuto nell'Ottocento, a proposito della morte, dice una cosa bellissima, e questa cosa la scrive in un'opera che si chiama Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio. Parla degli organismi. Ci troviamo nella sezione del libro dove lui tratta della filosofia della natura, in particolar modo degli organismi, di tutti gli organismi viventi. Un filosofo che parla di scienza può fare un po' impressione, ma non è così. Ebbene, in questa sezione dell'enciclopedia Hegel dice: i viventi sono i mancanti, poiché hanno uno strutturale bisogno, una strutturale necessità che deve essere colmata. Qual è questa necessità? Porta esempi tratti dalla biologia: la necessità di respirare, la necessità di nutrirsi, la necessità di muoversi. Il vivente, quindi, è un essere che necessita, che ha bisogno. Lui lo chiama il mancante. E dice: non è tanto questa mancanza che noi dobbiamo interpretare come un qualcosa di negativo, come una passività, come una deficienza, cioè un qualcosa di parziale. No, noi dobbiamo pensare a questa mancanza come un'attività. In tedesco si dice die Tätigkeit, una cosa che attiva, perché attraverso la mancanza, dice Hegel, è che la vita si mette in moto, è attraverso il mio bisogno di respirare che io vivo, è attraverso il mio bisogno di nutrirmi che io vivo. E proprio perché io sono come vivente un mancante, la morte non mi deve mettere paura, perché è attraverso questa costitutiva mancanza che io posso vivere fino al punto di arrivare alla morte. Vorrei concludere questa serata, prima, ammesso che non ci sia da parte vostra, ripeto le domande, e ripassando la parola a Franco. E se abbiamo visto adesso come e cosa la riflessione filosofica può intervenire nella nostra situazione, perché non dimentichiamoci che noi siamo costantemente immersi in un'atmosfera culturale che ci stimola in una certa direzione, per esempio nella direzione dell'oblio, e quindi la filosofia, la riflessione filosofica appare come un qualcosa che ci mette di fronte a ciò per cui ne va del nostro essere stesso e ci pone di fronte a delle scelte che ci impongono di eliminare il velo che la cultura dominante ci impone. Ecco, e chiederei a Franco di chiudere questa serata chiedendogli
come l'arte, come la riflessione artistica.